vi capita mai di sentirvi nervosi, magari con un pochino di ansia, e di avvertire proprio un senso di tensione a livello del tratto digerente, proprio così sullo stomaco, sulla pancia? Non a caso l'intestino è anche chiamato il nostro secondo cervello. E allora oggi vi propongo una tisana che può un pochino aiutare a rilassarci, a contrastare con gli stati di nervosismo, un pochino di ansia, a ritrovare il relax, magari la sera. Me l'ha suggerita il dottor Antonio Colasanti, che è un farmacista esperto in fitoterapia, ed è a base di melissa e a base di biancospino. La melissa può contribuire a rilassare le pareti del tratto digerente, infatti ha anche virtù antispastiche e sedative, mentre il biancospino aiuta a contrastare gli stati di nervosismo. La prepariamo più o meno in dosi uguali, possiamo proprio così, mettiamo a bollire l'acqua, mi raccomando, l'acqua deve raggiungere il bollore, e poi prendiamo così un paio di cucchiaini di biancospino e un paio di cucchiaini di melissa. Nel momento in cui l'acqua raggiunge il bollore, la versiamo all'interno della nostra tazza, proprio così. Copriamo in modo tale da lasciare in infusione per almeno 5 minuti e dare in modo ai nostri ingredienti di rilasciare tutte le proprietà benefiche all'interno dell'acqua. Poi filtriamo e possiamo sorseggiare la nostra tisana. Buon relax a tutti!